Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale lui, la nuova versione del Gogo Bird, la versione 2 del piccolo uccellino che avevo già portato qua sul canale. Questa nuova versione non stravolge la versione precedente, ma va a migliorare tantissimi particolari che lo rendono un prodotto ancora più perfetto di quello che già era. E parliamo di prodotti che chiunque può utilizzare, da un bambino ad un adulto è un prodotto fantastico. E adesso che arriva la bella stagione, arriva la primavera, ragazzi, questo è il prodotto ideale, anche perché poi lo si può acquistare a prezzi veramente accessibili. Adesso ve lo faccio vedere da vicino com'è lui e com'era la versione precedente, cosa ha cambiato appunto in questa versione 2. Allora, nella confezione troviamo il controller, che è molto simile al precedente se non uguale, è cambiato per i colori e per una funzione che vi dirò tra poco. Poi abbiamo un caricatore USB per ricaricare le due batterie, sì, perché incluse, ragazzi, abbiamo due batterie. Adesso vi faccio vedere quanto sono piccole le batterie, che sono queste, guardate quanto sono piccole, ma vi garantiscono 8-10 minuti di autonomia. Poi dipende dall'aria che c'è, perché lui non ha una grande resistenza all'aria, quindi se sforza tanto consuma di più, ma 8-10 minuti li fate tutti con una batteria, ne avete nella confezione due, e poi le potete ricaricare utilizzando, se siete a casa, l'alimentatore dello smartphone, o collegandole al PC, o addirittura collegandole a un power bank. Quindi se vi portate, quando andate a volare, un piccolo power bank, collegate questo al power bank e ricaricate la batteria. Queste batterie poi si ricaricano in pochi minuti, perché sono davvero molto molto piccole. E poi troviamo un piccolo cacciavite per la manutenzione, anche se di manutenzione ce n'è poca. E poi troviamo finalmente lui, il piccolo Gogo Bird. Come vedete, l'ala non è rotta, è staccata, perché quando vi arriva lui è chiuso così, praticamente l'ala si sovrappone all'altra ala. Dopo basterà andare ad inserire il piccolo perno qua nel suo aggancio e tac, e vedete che lui è pronto a volare. Le cose principali che sono cambiate rispetto alla versione precedente è sicuramente la struttura. Vedete che adesso ha una struttura completamente chiusa, quindi molto più sicuro quando lo teniamo in mano, molto più sicuro anche quando a terra nell'erba, così che non si vadano a infilare rametti nel meccanismo di volo. E poi l'altra cosa importante che è cambiata sono le ali. Adesso ha solo due ali, come vedete, e poi fatte di questo materiale stoffa non stoffa, mentre nella versione precedente, adesso ve la faccio vedere, avevamo le ali fatte di celofan. E poi erano doppie, cioè praticamente c'era una doppia ala per parte, vedete? Quindi il movimento che veniva fatto era questo, con la doppia ala. E poi questo cielo fa molto sottile, e poi questa struttura, come vedete, completamente aperta a gabbia, che sicuramente lo rendeva leggerissimo, ma anche molto, diciamo, delicato per certi versi, perché si poteva comunque andare a danneggiare qualcosa quando questo piccolo uccellino, nel caso, fosse atterrato magari in mezzo a qualche ramo o qualcosa. Mentre adesso, come avete visto nella nuova versione che ho qua, ha tutto il corpo chiuso, e poi le ali adesso sono solo due, e questo materiale tessuto non tessuto è davvero fantastico. Poi adesso abbiamo anche l'inclinazione della coda, questo gli permette, con questa piccola inclinazione di 10 gradi, andiamo a cambiare la velocità del piccolo uccellino. Quando gli daremo più inclinazione, lui sarà un po' più lento. Quando andremo a abbassare invece la coda, avremo più velocità, quindi in base anche all'utilizzo e a chi deve utilizzare appunto il piccolo uccellino, perché il bello di questo prodotto è che lo può utilizzare veramente chiunque, lo può utilizzare un bambino, un adulto, cioè veramente è un prodotto super sicuro, perché non ha peso, quindi non è per niente pericoloso. L'unica cosa, ovviamente, è che se vi va troppo lontano, il piccolo controller, che è questo, non ha un grande range, come potrete capire, quindi parliamo di una cinquantina di metri di range, io non andrei più lontano di così. Dopodiché, se vedete che si allontana troppo, grilletto e lo fate atterrare e andate a riprenderlo. E poi l'altra cosa, ovviamente, è un po' pericolosa, è se finisce sopra una pianta, quindi vi consiglio sempre di utilizzarlo in posti come questo, con tanto spazio, così almeno siete sicuri di recuperarlo e di portarvelo sempre a casa. L'altra cosa che volevo farvi vedere è anche dove va inserita la batteria. Adesso è stato fatto appunto questo piccolo cassettino, cioè guardate, prendo lo sportello qua sotto, e qua va inserita la piccola batteria. Quindi anche la batteria adesso è completamente chiusa dentro, e davvero
piccole cose che hanno fatto diventare questo Go Go Bird un prodotto adesso secondo me davvero perfetto. Poi un'altra cosa che volevo farvi notare è nel radiocomando. Cos'è che ha questo radiocomando rispetto al precedente, che praticamente è lo stesso? Adesso ve lo vado a prendere. Allora, i due controller sono praticamente identici, a parte il colore, però qua abbiamo una nuova funzione che è questa, adesso non so se riuscite a vederla. Qua abbiamo due scritte, una con scritto Free Mode e una Altitude Mode. Cosa vuol dire? Che potremo andare a decidere noi se vogliamo avere l'uccellino che più di una certa altezza non può andare, quindi se lo diamo in mano ad un bambino, l'uccellino non può salire più di tanto, quindi non si rischia nemmeno di perderlo, perché comunque rimane molto vicino al terreno, parliamo di un 2-3 metri al massimo, quindi questo gli dà la possibilità che, come l'uccellino lo andiamo a spegnere, plana subito lì e non rischiamo di perderlo. Mentre se andiamo a mettere Free Mode, ovviamente l'uccellino continuerà a salire all'infinito, ovviamente nel limite del possibile, perché poi bisogna anche farlo riscendere e recuperarlo. Per cambiare questa funzione è semplicissimo: con il tasto quello di accensione del controller, se io adesso premo per un po' si accende il controller e ho la lucina verde. Verde cosa vuol dire? Green, infatti qua c'è la lettera G che vuol dire green altitude limit, quindi in automatico lui di default si accende con l'altezza limitata. Per attivare la funzione Free Mode, quindi la luce deve diventare blu, quindi vedete che qua c'è la B che sta per blu. Cosa bisogna fare? Una volta che l'uccellino è acceso, adesso vi faccio vedere, perché se l'uccellino è spento non vi fa cambiare l'opzione, quindi vado a cliccare il piccolo tastino sotto all'uccellino, una volta lui si accende, e a questo punto se vado a premere il piccolo tastino d'accensione del controller, adesso la luce è diventata blu. Non so se riesco a farvela vedere, comunque adesso la luce è blu. Se vado a ricliccarlo, la luce adesso è ritornata verde, quindi lui adesso è pronto per volare. Per volare è semplicissimo, basta attivare il battito d'ali con il grilletto qua davanti, lanciare l'uccellino e via, il divertimento inizia. Per far spegnere il battito d'ali basterà cliccare il tasto qua davanti e il battito d'ali si ferma. Mentre lo si può far planare anche tenendo il joystick in giù, perché comunque il battito d'ali lo tiene in aria, però per farlo andare avanti dagli gas è lo stick in avanti, e per farlo scendere stick in giù e il battito d'ali diminuisce di velocità, quindi lui scenderà d'altezza. Poi se vogliamo farlo spegnere improvvisamente, farlo diciamo precipitare, perché ovviamente siamo in una situazione in cui si sta allontanando troppo, situazione di albero, pericolo, a questo punto clicchiamo il grilletto qua davanti e lui tac si spegne e scende. E poi, come nella versione precedente, abbiamo anche i voli automatici, quindi la possibilità, cliccando questo tasto, che lui faccia un 8 da solo in autonomia, o cliccando questo tasto che lui faccia dei cerchi. Ovviamente il bello non sono i voli automatici, ma è proprio pilotare in maniera manuale questo Go Go Bird. Però è bello sapere che abbiamo anche questi voli automatici. Ma tutto questo ovviamente lo vedremo adesso live in questa prova, che ragazzi sicuramente vi lascerà stupiti, perché lui è un oggetto strepitoso, e ripeto strepitoso. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, perché lui, rispetto alla versione precedente, cioè questo che trovate su Amazon, questa invece non è ancora disponibile su Amazon, però lo trovate direttamente nel loro store ufficiale. Vi lascio il link del sito ufficiale Go Go Bird, dove potete ovviamente acquistarlo da lì. Poi magari prossimamente arriverà anche su Amazon questa nuova versione di questo piccolo uccellino. Ma adesso ragazzi, direi che abbiamo parlato fin troppo ed è ora di andare a provare questo piccolo Go Go Bird. Andiamo e divertiamoci. Ok ragazzi, ci siamo. Andiamo ad accendere il battito d'ali con il grilletto qua davanti al controller ed ecco che lui è pronto a volare. Quindi adesso, pronti? Stick in avanti e via! Olla! Olla! Bellissimo, è stupendo! Guardate che bello che è! Torniamo indietro, scendiamo un po', impicchiata verso di me. Olla, su, 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 facciamolo risalire. Guardate che roba che è fantastico, ma vola in una maniera incredibile. Rispetto alla prima versione, secondo me è ancora più bello da pilotare. Già la prima versione era tanta roba, adesso è fantastico. Guarda, adesso non sto toccando niente, scendiamo perché sta salendo molto di quota e via. Avete visto che gli ho spento le ali abbassando lo stick? Facciamolo tornare indietro verso di me. Eccolo qua che arriva.
anche perché ovviamente questo controller ha un radiocomando che non ha un grande range, quindi se vi va troppo lontano il segnale non lo prende più. Eccolo che arriva, scende un po' verso di me, eccolo, guardatelo, là, stupendo, stupendo ragazzi, stupendo. Secondo me è un oggetto da regalare o da regalarvi che è pazzesco, è pazzesco. Guardate che sta ritornando, è incredibile. Faccio scendere verso di me adesso. Scendi, riaccendiamo il battito d'ali. No, è fantastico. Olla! Avete visto come ha planato? Perché ho tirato lo stick verso il basso, quindi lui ha planato. Perché ha abbassato il battito d'ali, o meglio la velocità del battito d'ali. Se do stick in avanti, battito d'ali a manetta, oltre che andare avanti, sale anche in altezza. Proviamo un volo automatico, come lo fa? Proviamo l'8. Questo è l'8, dovrebbe fare da solo una sorta di 8, infatti lo sta facendo, però poi scende, fa l'8 e scende. Adesso lo faccio venire verso di me, così non devo andare a prenderlo fino a là. Adesso ho attivato il cerchio, quindi dovrebbe fare dei cerchi, infatti fa dei cerchi. Vado a ricliccare, dovrebbe disabilitarli. Ok, ho disabilitato le funzioni automatiche, adesso sta arrivando. Eccolo qua che sta ritornando. Fantastico, è fantastico. Facciamolo scendere un po'. Olla. Eccolo qua davanti a me. Facciamolo venire qua. Vieni cucciolo. Vieni cucciolo. Spegniti, spegniti. Eccolo qua. Fantastico ragazzi, è fantastico. Strepitoso, strepitoso. Anche i voli automatici incredibili, c'è la possibilità di fare un 8, anche se però quando fa l'8 tende un pochino a scendere di quota quando l'ha finito, e poi la possibilità anche di fare dei cerchi, però il bello non è il volo automatico quanto pilotarlo. È fantastico, direi che un altro giretto ce lo possiamo fare, via. E anche le batterie, tanta roba, questa è ancora la prima batteria. E poi, come vi ho detto anche a inizio video, la potete ricaricare con un power bank, quindi via uno sotto l'altra. Adesso però mi sa che stanno finendo, perché sta facendo fatica a tornare. Guardate che arriva, è bellissimo, è bellissimo. Adesso non sto toccando niente, sta tornando lui in autonomia, un return to home, perché lui sa da dove è partito. No, non è vero, però è bella questa cosa di pensare che lui sappia dove va. Dove vai però? Sono qua io, torna qui. Eccolo qua, atterraggio, atterraggio, torna qui. Eccolo qua, strepitoso, strepitoso. Bellissimo, bellissimo ragazzi. Un regalo da fare assolutamente, se non l'avete già acquistato nella sua prima versione. Ovviamente non vi dico se avete la prima versione di acquistare questa seconda versione, ma se non l'avete mai acquistato ragazzi, questo è fantastico. Lui, come vi ho detto, lo potete attualmente acquistare solo dal loro sito ufficiale GoGoBird, di cui vi lascio il link in descrizione, mentre la versione precedente era acquistabile anche su Amazon. Magari prossimamente arriverà anche lui su Amazon, ma ad oggi questa nuova versione la potete acquistare direttamente dal loro sito. E ragazzi, è pazzesco. Adesso sta per arrivare la primavera, arriva la bella stagione, e venire ad usare un oggetto del genere, che non è pericoloso, non ha bisogno di assicurazione, non ha bisogno di patentino, non ha bisogno di un bel niente, e lo può utilizzare anche un bambino senza nessun problema. L'unico pericolo ovviamente è se questo finisce su un albero, piuttosto che in una zona che non si riesce a recuperare. Ma se andate in campagna, dove c'è tanto spazio come sono io adesso, è tanta tanta roba, anche perché lui comunque, come vi ho detto, non ha un grandissimo range dal punto di vista del controller, quindi al massimo parliamo di un 50 metri, non di più, anche perché si dice che poi perde il segnale e ciao ciao GoGoBird.
Quindi ragazzi, spero che questo mio video vi sia piaciuto, spero di avervi portato sul canale un prodotto interessante per l'arrivo della bella stagione. Se è così ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tantissime novità, anteprime, spoiler di quello che porto qua sul canale, e di solito sono sempre location davvero interessanti. Sempre se vi va però ragazzi, iscrivetevi al mio canale Trego Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il mondo dei droni e dell'elettronica, e se riesco ad averne anche su di lui lì li troverete sicuramente. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutta la novità. Ciao e al prossimo video.